Favori in chiusura per rischio BF che rimbalza però su Robini AS. Molto vicini però nella valutazione i due. Vediamo la partenza con il tentativo di Rachele di assumere l'iniziativa. All'esterno è veloce però Robini con Rodda Quadda che cerca di inserirsi nel duello. Poi sopravviene la curva, Rachele rientra, cerca di mantenere il vantaggio corda. Insiste però Robini AS che attacca, si avvantaggia e ottiene il pass dopo 200 metri. Robini AS in vantaggio su Rachele, terza posizione per Rodda Quadda. Più indietro Risico Daghi, via via tutti gli altri in fila indiana. Dopo 200 metri in 15 cerca subito di ridurre l'andatura Michele Canali con Robini AS che completa i 400 in 31,7, così dalla posizione di retroguardia Rabà dei Greppi che muove all'esterno seguito da Risk BF. Cavalli che stanno per completare la piegata, quindi i primi 600 con Robini AS che ha rallentato sensibilmente, 48,9 il passaggio al paletto dei 600 metri e così Rabà dei Greppi arriva al sediolo di Robini AS senza praticamente spesa, si trascina Risk BF, quindi anche Risico Daghi che ha mosso all'esterno, mentre alla corda va Rachele con in scia Rodda Quadda, ancora Regina dei Mille che precede Rasa Bax in coda. 1,4,8 il passaggio agli 800, 15,9, si è leggermente svegliata la corsa ma si viaggia sempre su ritmi molto tranquilli. Il chilometro è completato nell'ordine dell'1,26, ancora un 15,8, non cambia nulla tatticamente con Robini AS che porta a spasso il resto del gruppo e all'esterno Rabà si è adeguato al ritmo della battistrada che ora arriva ai 3/4 di miglio con parziale in 15 secco. Tentativo ora anche di Risk BF di entrare in partita con Rachele invece lungo la corda che aspetterà l'open stretch. Più indietro sono Rodda Quadda e Risico Daghi. Scatta in terza ruota ora Risk BF, completamento della piegata, ingresso in addirittura d'arrivo con Robini che cerca di andarsene, all'interno scatta anche Rachele, a centropista ancora Rabà dei Greppi, poi Risk BF finale con Rabà dei Greppi che prende nettamente il sopravvento, vince. Secondo posto probabilmente per Risk BF che sul palo pizzica Robini e Rachele in lotta. 1:17.7 il ragguaglio conclusivo per Rabà dei Greppi che vince come vuole con Nicola De Rosso in sediolo. Andiamo a rivedere le battute conclusive, il secondo posto netto per Risk BF, mentre per il terzo è ancora Robini AS che tiene a bada all'interno Rachele.